Il panico. Entità A. Attraverso Corrado Piancastelli. CDA. Domanda. Che senso riveste agli occhi di un ente che vive l'eternità il breve arco della vita umana? E il panico che coglie noi uomini nel lasciarla? Entità A. Normalmente quando si parla della morte si parla di qualcosa che per noi è sempre sorprendente, perché, come voi ben sapete, per noi la morte è il momento dell'incarnazione. Poi, diventati esseri umani, la morte è il momento in cui si lascia l'incarnazione. Da un punto di vista strettamente emotivo, se di emotività si può parlare, noi siamo sorpresi che l'uomo non riesca ad educarsi alla morte. Però riusciamo a capire bene tutto questo e dunque non ci sorprendiamo delle vostre paure, delle vostre angosce verso la morte. Tuttavia su questo argomento si potrebbe dire tanto, ma fondamentalmente il problema è questo. La diseducazione alla morte è una deficienza molto grave nella vostra formazione mentale. È molto grave perché veramente voi vivete la morte, la paura della morte, in maniera drammatica. Finanche i religiosi o le persone che per altri versi seguono la nostra dottrina continuano a vivere visceralmente la paura della morte, la quale evidentemente è una paura sovrastrutturale indotta dalla ignoranza rispetto alla conoscenza della teoria della morte e della sopravvivenza. E naturalmente è una cosa molto grave questa ignoranza, perché la morte è, contrariamente a tante altre esperienze, una cosa a cui sono assoggettate tutti gli esseri umani e tutte le persone care che circondano ogni singolo soggetto. Dunque è un'esperienza ineliminabile e presente sempre nella vita di tutti. Si nasce per dover morire e sarebbe logico che in qualche misura una qualsiasi forma culturale facesse partecipare l'uomo ad una conoscenza, ad una meditazione, insomma ad una rappresentazione della morte come fatto necessario, inevitabile, soprattutto da affrontare in un certo modo affinché appunto si possa eliminare l'angoscia, la paura, il terrore, il panico di questo evento. Inutile raccontarvi e dirvi quello che succede dopo la morte. Ne abbiamo parlato spesso, ma forse neppure in abbondanza, come l'argomento meriterebbe. In ogni caso, è una grave lacuna che nella cultura umana e nella cultura religiosa non sussista una conoscenza culturale della morte che impostasse psicologicamente i singoli soggetti viventi ad affrontarla. Lo ripeto, se c'è una conoscenza sorretta dalla fede, da una ricerca atta ad autoconvincersi che si tratta di una rinascita, se di morte si deve parlare, questa è piuttosto legata all'incarnazione e non alla dipartita.